Seconda inaugurazione per quanto riguarda la manifestazione Fiori all'Occhiello, una manifestazione che veramente sta dando molta carica alla cittadinanza di Laveno, ma soprattutto sta dando un richiamo notevole al turismo. Sì, è partita l'anno scorso come una scommessa ed è stato un grandissimo successo, quindi questo ci ha dato la spinta e l'entusiasmo per poter proseguire. Speriamo che la manifestazione abbia proprio un seguito ogni anno, perché abbiamo sul nostro territorio due produttori importantissimi e queste sono le nostre eccellenze, quindi grande merito ai nostri produttori del territorio lavenese. Partiti con il 150esimo e quindi con il noto piroscafo a pale Piemonte, quest'anno invece ci sono tantissime manifestazioni che fanno da cornice. Sì, sono 4 giorni intensissimi con tante manifestazioni, collegati poi con Cerro, dove c'è anche Cerro Fiorita che ha collaborato con noi, quindi le manifestazioni sono state in collaborazione, Proloco, Provincia, Regione, tutti hanno dato il loro supporto e quindi ci aspettiamo grande affluenza. La comunicazione che è stata fatta è stata davvero tantissima, quindi ci aspettiamo. L'unica cosa adesso è solo sperare nel tempo. Assessore provinciale Bruno Specchiarelli, presente sempre alle manifestazioni lavenesi e di questo ovviamente non possiamo che ringraziarlo, in questa particolare occasione, Fiori all'Occhiello. Sì, veramente questi sono il fiore all'occhiello di tutta la provincia di Varese. Abbiamo aziende importanti, riconosciute a livello internazionale. Proprio qui a Laveno mi viene in mente quella grande azienda che c'è qui, che alle Olimpiadi invernali di Torino aveva vinto il concorso con una nostra, diciamo nostra camelia, perché rappresentava tutto il territorio del Varesotto ed è stato un grande successo. Devo altrettanto dire come assessore all'agricoltura che il florovivaismo, questo settore, è il primo come voce nell'agricoltura varesina, perciò veramente sul territorio un radicamento e una storia importanti. Non a caso il capoluogo è la città giardino, da qui sono partiti i più grandi esperti in giardini per tutto il mondo e devo dire che la nostra provincia è veramente all'altezza di questa situazione. Poi basta guardarci qui attorno a Laveno, ma anche in altre cittadine. Laveno è al centro del lago, non lo dico per campanilismo perché io abito nel centro-sud, ma penso che sia, se non la più bella, una delle più belle cittadine che si affacciano sul lago. E queste manifestazioni non possono far altro che non solo abbellire la cittadina, ma attirare anche persone, magari per la prima volta in questo comune, nei nostri comuni, e questo favorirebbe sicuramente lo spostamento di persone. Vuoi a conoscere il comune, vuoi a conoscere le nostre aziende. Perciò un applauso all'amministrazione di Laveno e a tutti coloro, gli sponsor, a tutti coloro che hanno collaborato, perché sono iniziative comunque che poi lasciano comunque segno, perché vengono ricordate. La bellezza dei fiori è incredibile, insomma, le varietà, i colori, sono veramente un momento, secondo me, anche distensivo, e di questi periodi ne abbiamo proprio bisogno, no? E loro a venire qui, vedere il verde, l'azzurro del lago, vedere il colore di queste piante, io penso che si possa passare anche solo una mezz'oretta e sedersi poi su una panchina e guardare il lago rilassante, e sicuramente si va via pieni di gioia nel cuore, di un rilassamento totale incredibile. Perciò io invito tutti veramente a visitare non solo questa mostra, ma laddove abbiamo i nostri floricoltori, venite perché veramente sono eccezionali. Morselli, presidente del GAL, partner di una manifestazione che ha una vetrina veramente eccezionale. Sì, noi abbiamo visto il vostro lavoro, il lavoro di Povie Padane, il lavoro di Roberto Bianchi che è un po', come dire, l'ideatore di questa manifestazione, quello che per primo ci ha coinvolti e devo dire che la rassegna stampa è veramente importante, la risonanza altrettanto e perché no? Speriamo che in un prossimo futuro, io devo parlare da presidente del GAL e quindi da responsabile di una struttura che comprende una ventina di comuni, tutta la Valcuvia e anche per il GAL del Luinese che ne ricomprende più o meno altrettanti, speriamo che si possa allargare anche ad altri produttori, ad altri addetti ai lavori, ad altri esperti del settore che possono farla diventare sempre più grande, come ci insegna, diciamo, qualche altro territorio un pochino più avanti di noi per questo tipo di cose. Maurizio Sara, Ippovie Padane, è diciamo un po'
lo sponsor, non un po', è lo sponsor di questa grande manifestazione, ma oltre ad essere lo sponsor propone qualcosa di nuovo, non è vero? Sì, noi ci siamo prefissi di creare quello che è la valorizzazione del nostro territorio, già tanti lo fanno, noi non abbiamo inventato niente e non siamo quelli che lo faremo meglio, però ci stiamo proponendo su tutti gli operatori per coadiuvarli su quello che abbiamo come nostro know-how e presentare tutti i sapori del territorio, oltre che i produttori della nostra terra. Ma voi avete in programma qualcosa di particolare, non so se ce lo vorrà dire adesso. Sì, diciamo che non lo sveliamo, lo manteniamo, noi il nostro portale che è ipoviapadane.it è quello che raggruppa tutto il nostro territorio proponendo queste nuove iniziative. E ora intervistiamo il sarto, una battuta ovviamente, intervistiamo l'assessore Bianchi che però è quello che ha ricucito tutte queste manifestazioni, non solo quest'anno ma anche nella passata edizione. Sì, infatti dopo il successo dello scorso anno anche quest'anno ci siamo riproposti di organizzare l'evento che purtroppo a causa del freddo, del gelo non si è potuto fare con la Camelia e quest'anno abbiamo optato a fare la manifestazione sempre con le piante, con le acidofile. Abbiamo preso azalee e rododendri. E tra l'altro ci sono esposte anche delle novità per quanto riguarda rododendri. E poi questa manifestazione quest'anno è stata ampliata nella frazione di Cerro, in Gaggetto all'Aveno. Ci sono tante novità con la collaborazione di Ipovie Padane che hanno allestito degli stand, hanno allestito oltre ai fiori anche si parla di sapori della, da tutto il territorio nazionale. Poi abbiamo come novità abbiamo ancora il servizio treno da L'Aveno alla frazione di Cerro, dove c'è questa grossa manifestazione organizzata in, con il comune di L'Aveno Mombello da Cerro Fiorita. E poi la manifestazione si chiuderà il 6 maggio nella frazione Casere, nel parcheggio della Capanna Gigliola, anche lì ci sarà fiori, visite guidate, comunque tutti i mezzi di informazione cui io ringrazio dell'appoggio che ci hanno dato per la diffusione di questi eventi e con tutti degli uffici comunali e la polizia locale che ci hanno permesso di organizzare veramente questa manifestazione che ci auguriamo, visto che oggi è la giornata inaugurale, il tempo è buono, prosegua per gli altri 5 giorni che mancano.